Buonasera, buonasera, ben tornati a Ring, la politica alle corde, come ogni martedì sera su Antenna 3. Inevitabilmente parliamo di vaccini, della campagna vaccinale in corso, perché oggi per il Veneto è stata una giornata di importanti chiarimenti. Li ha dati questa mattina a Palazzo Balbi il presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, il Trevigiano Giorgio Palù. Come sapete, il tema è quello di AstraZeneca, è il caos del momento, non è soltanto un caos nazionale ma anche europeo. Del resto fa rumore, alcuni casi hanno fatto davvero rumore e quindi su questo ci concentreremo questa sera. So che è già collegata Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Buonasera Moretti. Buonasera, buonasera a voi. E buonasera a Federico Caner della Lega, assessore regionale al turismo e all'agricoltura. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Caner, che questa mattina era al Balbi, quindi lei sicuramente avrà incontrato anche Palù e avrete avuto modo di confrontarvi anche su quello che sta succedendo in queste ore con una riparametrazione, chiamiamola così, della campagna vaccinale. Ma se siete d'accordo, partirei proprio dalle parole pronunciate oggi da Palù in merito ad AstraZeneca e ai richiami. Sentiamo Palù. L'AIFA si è unanimemente espressa nei suoi organi, nelle sue commissioni, per quanto riguarda la vaccinazione eterologa, l'utilità di farla. Aveva già espresso ovviamente quello che era il suo parere per quanto riguarda i vaccini a vettore adenovirale, che è meglio utilizzarli solo sopra i 60 anni, sia AstraZeneca che Johnson & Johnson. Su richiesta del ministro Speranza, ieri AIFA ha certificato come ente regolatore le indicazioni relative alle somministrazioni di AstraZeneca per gli under 60. Questa rimodulazione, spiega il professor Palù, provocherà inevitabilmente qualche ritardo nella campagna vaccinale. Possiamo prevedere che il generale Figliolo, invece di chiudere, diciamo, il programma vaccinale come aveva promesso, diciamo, con oltre il 60% della popolazione vaccinata, la ritarderà a settembre. Il presidente AIFA entra nel merito della decisione dell'ente regolatore, chiamato a fare un'attenta valutazione rischi-benefici. Quando il virus circola poco, io non posso permettermi di perdere neanche un solo soggetto che abbia un'età di 30-40 anni, dove i rischi sono maggiori. A proposito dei richiami con Pfizer e Moderna per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, Palù, pur comprendendo lo smarrimento dei cittadini, punta il dito contro la moltitudine di informazioni che hanno caratterizzato questi mesi, poi rassicura. L'eterologa è sicura, nonostante il rapporto dell'Università di Oxford, sono usciti almeno 6 lavori che dimostrano che quella reattogenicità che si credeva superiore con l'eterologa, in realtà non c'è. E mentre il mondo guarda con preoccupazione alla situazione in Gran Bretagna, dove spaventa la variante Delta, il presidente AIFA torna sull'efficacia dei vaccini. Sappiamo però che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, è efficace. Non solo blocca la malattia, ma blocca l'infezione nel 90% dei casi, la doppia somministrazione. E vi garantisco che anche quei casi che si vedono di variante cosiddetta Delta o Indiana nel Regno Unito sono soggetti che hanno avuto una sola dose. È vero, ne hanno riscontrati anche in Finlandia in soggetti bivaccinati, però erano soggetti dell'età superiore a 85-90 anni. Da qui un messaggio ai genitori degli adolescenti ancora indecisi se sottoporre i propri figli alla vaccinazione anti-Covid. È importante vaccinarsi anche negli adolescenti, soprattutto per gli altri, per interrompere la catena del contagio, ed è il modo migliore di far fronte alle varianti. Queste quindi le ampie rassicurazioni del Trevigiano Palù su quello che è l'argomento di questi giorni. Tra l'altro, che le cose stiano andando per il verso giusto, seppure con tutte le incognite del caso, ce lo dice la cronaca di giornata, perché da oggi Codogno è Covid free, per esempio. Quindi per la prima volta nella cittadina del Lodigiano, duramente colpita nella
prima fase della pandemia, è stato accertato che non c'è più alcun paziente Covid positivo. Lo ha reso noto ovviamente con tutta l'enfasi del caso il sindaco di Codogno. E sul tema poi dei vaccini si è pronunciato anche il commissario Figliuolo, che ha detto: stiamo riprogrammando insieme alle regioni la campagna vaccinale anche alla luce di queste indicazioni di AIFA. L'indicazione principale riguarda i vaccini, quindi da qualche giorno si parla di questa vaccinazione eterologa, quindi gli under 60 che hanno avuto AstraZeneca come prima dose saranno richiamati con Pfizer o Moderna. E su questo poggia il sondaggio di questa sera. Via libera quindi di AIFA al mix vaccinale, vi fidate? E questi sono i numeri in sovraimpressione per dirci la vostra opinione. Giro subito la domanda ad Alessandra Moretti. Lei, Moretti, si fida? Ma io ho ricevuto entrambe le somministrazioni, mi sono quindi vaccinata integralmente, non ho avuto grandi effetti collaterali, conosco tante persone, ormai la maggioranza anche dei miei coetanei, che hanno ricevuto la seconda vaccinazione e sono in attesa di conoscere quando potrò vaccinare anche i miei figli, che sono due adolescenti. Mi fido della scienza. Palù ha oggi pronunciato parole molto chiare, rassicuranti. Giustamente vanno date anche, diciamo, dei messaggi, delle informazioni che rassicurino la popolazione, che giustamente si trova frastornata. Però il vaccino è l'unica diciamo soluzione che noi abbiamo per sconfiggere definitivamente il virus, un vaccino quindi che va somministrato in massa, e per cui l'accelerazione che noi abbiamo avuto con il governo Draghi si è vista, e come, perché appunto grazie alle capacità del generale Figliuolo, soprattutto da un punto di vista di infrastruttura e logistica, hanno dato un'accelerazione straordinaria a questa campagna, e quindi abbiamo ottenuto davvero dei risultati importanti in Italia e in Europa. Ricordiamo che l'Italia è seconda soltanto alla Germania in numero appunto di vaccinazioni. Dopodiché bisogna procedere anche con gli adolescenti, perché per ragioni che vediamo anche in questi giorni, il fatto che i ragazzi hanno voglia di ritornare a vivere, giustamente, e devono comunque stare molto attenti, ma vaccinare significa rallentare la possibilità che possano essere dei trasmettitori e dei portatori sani di virus. E poi c'è una ragione anche educativa, perché saranno probabilmente degli adulti che, credendo nella scienza, vaccineranno a loro volta i loro figli, e questo è un messaggio molto importante da dare, visto che purtroppo anche in Veneto i Novax ci sono presenti purtroppo anche nei nostri ospedali. E quindi da questo punto di vista il messaggio da parte delle autorità statali, regionali e a tutti i livelli istituzionali deve essere un messaggio molto chiaro. Intanto la regione del Veneto segna nelle ultime 24 ore, lo possiamo vedere, 42.414 dosi somministrate. Siamo ormai a 3 milioni e mezzo di dosi totali e 1 milione 100 quasi cicli completati. Sono numeri importanti, Caner, fino a qualche mese fa forse inimmaginabili. Sì, beh, credo che questo sia frutto anche dell'operato del generale Figliuolo. Da quando ha preso in mano la situazione col nuovo governo, penso che ci sia stata un'accelerata molto importante, bloccata un po' dalla situazione AstraZeneca, che effettivamente ci ha messo un po' tutti in difficoltà, e posso anche capire le persone che da questo punto di vista hanno avuto qualche situazione, qualche ripensamento, perché effettivamente la cosa non era molto, molto chiara. Soprattutto secondo me hanno sbagliato le autorità a livello anche europeo nel non dare una comunicazione precisa e chiara immediata, no? Alcuni paesi che potevano, che hanno sospeso il vaccino, altri no. Queste sono tutte cose che non fanno bene, perché la popolazione
quando vede messaggi contrastanti va in difficoltà, e quando vede anche la scienza che dice cose differenti, io in questi mesi e ormai in questo anno, perché ormai stiamo parlando di più di un anno, ho sentito parecchie persone un po' disorientate da certi atteggiamenti anche da parte di professionisti in TV. Questo va ricordato e dobbiamo anche comunicarlo a chi di dovere, perché bisogna dare un messaggio che sia unitario e comune. Diciamo che in questa fase, soprattutto per quanto concerne i richiami dei soggetti under 60 che erano stati trattati con AstraZeneca, le regioni stanno procedendo in maniera sparsa. Anche su questo ci sono delle responsabilità, e se sì, da parte di chi, Caner? Ma guardi, responsabilità, la situazione è un po' difficile da definire nel dettaglio, perché ovviamente nel momento in cui ci si trova in una situazione di questo tipo la vaccinazione deve continuare. Ora ci hanno dato l'ok sulla possibilità di vaccinare la seconda dose anche con farmaco differente, come diceva anche Alessandra, ci si deve fidare della scienza, però francamente posso capire che qualcuno possa andare un po' in difficoltà per le ragioni che dicevamo prima, insomma, in sostanza. Quindi io credo che da questo punto di vista ci sia stata sbagliata comunque una programmazione, ma più che a livello italiano, perché giustamente si ricordava prima che l'Italia è il secondo paese per numero di vaccinazioni, che significa che c'è stata un'accelerata, certo, molto importante. Però se i vaccini mancano non è colpa dell'incapacità organizzativa, della logistica, della distribuzione, mancano i vaccini, punto e basta. Quindi ciò che è accaduto anche col caso di AstraZeneca con questa sospensione ovviamente obbliga chi ha fatto il primo vaccino di AstraZeneca a dover successivamente poi optare per una seconda dose. In prospettiva, diciamo che si va verso il prepensionamento di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Penso proprio di sì, che questa ormai è la direzione che si è presa. Certo che, voglio dire, con un po' più di attenzione questo si sarebbe potuto evitare fin dall'inizio, perché, ripeto, questo in genere, no, dubbi, angosce, ansie. Io francamente lo dico, ho ricevuto anche parecchie telefonate di cittadini che magari da questo punto di vista ti chiedono anche consiglio, no? Il che significa che sono disorientati. Poi noi non siamo medici, quindi non siamo i soggetti forse meno indicati per dare consigli da questo punto di vista, ma significa che da un certo punto di vista la comunicazione non è stata perfetta. Su AstraZeneca direi proprio di no. Speranzona, ci ha raggiunto Raffaele Speranzona, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Come si spiega questo caos su AstraZeneca, Speranzona? Beh, spiega il fatto che c'è da parte del governo, ma insomma anche da parte di tanti scienziati che insomma in questi mesi sono alternati nelle varie televisioni nazionali e locali, ma mi pare che ci siano informazioni contraddittorie che non fanno altro che creare il panico, generare confusione, disorientamento nella popolazione. Anche questa, ci sono alcune scelte che francamente mi lasciano molto perplesso, come quella di vaccinare i ragazzini e i minorenni. Sapendo che, questo non lo dico perché ho una posizione ideologica sul tema, ma perché guardo come tutti voi i dati, che le persone che rischiano la vita se contraggono il coronavirus sono persone che sono molto in avanti con l'età, oppure che hanno appunto patologie severe, pluripatologie, e quindi pensare di vaccinare tutti i ragazzini con un vaccino che comunque è stato considerato da tutti noi il minore dei mali, visto il rischio di contrarre il coronavirus, ma che sappiamo anche che non è stato testato per anni nei laboratori, e quindi mi lascia perplessa questa scelta, francamente. Ritengo che chi non è in pericolo di vita e che, se una volta messa in sicurezza tutta la parte della popolazione che corre rischio o di morire o di finire in terapia intensiva o di essere ricoverata, sia sbagliato, ad esempio. E poi questa cosa dell'AstraZeneca, che quando è arrivato la scienza ci diceva, i protocolli dicevano, va somministrato a quelli under 55, poi over 60, poi a tutti indistintamente, e su questo abbiamo visto per mesi posizioni contrastanti, con scienziati che dicevano
non diciamo che c'è un vaccino di serie A e un vaccino di serie B, non permettiamo alle persone di poter scegliere il vaccino. Diciamo però, che di acqua ne è passata tanta, sì, sotto i ponti in questi mesi, anche molto velocemente, più velocemente del solito. Sì, ma soprattutto ci sono delle contraddizioni. E poi voglio dire, io ad esempio, quando vedo che in Germania bloccano la somministrazione, non permettono la somministrazione del vaccino Pfizer tra i 12 e i 17 anni, insomma mi interrogo, no, come cittadino, perché insomma credo che in Germania ci siano gli esseri umani che hanno le stesse caratteristiche biologiche che hanno gli esseri umani che vivono all'interno dello stivale e nelle isole italiane, per cui ritengo che anche lì, insomma, e una quindi, se ci sono mi paesi pare di che capire, hanno Speranzon, che le rassicurazioni di Palù, che sono state fatte questa mattina in giunta regionale alla Balbi, non la rassicurino più di tanto, perché Palù ha detto la vaccinazione per gli adolescenti è sicura. Lo vedremo fra qualche decennio. Io ritengo che se la Germania ha deciso di bloccare le vaccinazioni dai 12 ai 17 anni avrà i suoi buoni motivi, e siccome io ancora non ho visto, per fortuna, grazie al cielo, centinaia o migliaia di morti in Italia in quelle fasce d'età, credo che soprattutto per coloro i quali non hanno altre patologie severe, ripeto, perché nel caso delle pluripatologie allora è una cosa diversa, ma i ragazzini sani di 15 anni che debbano vaccinarsi perché l'ha deciso uno scienziato, ma ce ne sono altri 10 che ci dicono cose diverse, non ne trovo la ragione, non trovo il motivo e non capisco, perché ripeto, quando vedo che le persone che sono decedute in questi 15 mesi di pandemia hanno un'età media di 80 anni che è leggermente scesa adesso negli ultimi mesi per effetto della vaccinazione, è chiaro che mi pongo, rispetto a chi si deve vaccinare, con la necessità di mettere al sicuro quelli per i quali non è una banale influenza. Lei dice quindi per gli adolescenti ci sono più rischi forse che benefici, sì, o diciamo, comunque questo è il sospetto. Ma non capisco quali sono i rischi nel non vaccinarsi per gli adolescenti, francamente. Moretti, vedo... Io sono un po' in imbarazzo, francamente, perché ognuno faccia il suo mestiere. Allora, noi facciamo politica, certo, ma non possiamo dare spazio a un delirio di 10 minuti a Speranzon che ci sta dicendo che lui o non si vaccina o non vaccinerà i propri figli, o è meglio che gli adolescenti non si vaccinino. Ma che ha detto? Non mi hai ascoltato, Moretti. Guarda, scusami, Speranzon, stai tranquillo. Non mi hai ascoltato. Io mi sono già vaccinato, Moretti. Ti ho ascoltato. Con imbarazzo ti ho ascoltato, perché secondo me il nostro ruolo oggi non è tanto quello di sostituirci a degli scienziati. Gli scienziati hanno parlato stamattina, e quando parla Palù parla l'AIFA, non parla uno scienziato, parla l'AIFA, cioè che è l'organizzazione italiana che deve autorizzare i farmaci. Per cui, certo, quando, voglio dire, si danno certi messaggi, bisogna stare molto attenti, perché vede, vaccinare cosa gli diceva, adolescenti... Cosa diceva su AstraZeneca, Palù? No, mi scusi, guardi, Speranzon, io dico questo, siccome vaccinare gli adolescenti non è tanto perché gli adolescenti si ammalano, perché è vero che non si ammalano, però sono dei grandi trasmettitori purtroppo del virus, e quindi, visto che in queste settimane abbiamo visto che giustamente i ragazzi vogliono tornare a vivere, che significa andare alle feste, incontrarsi, diciamo così, abbassare anche quel livello di attenzione che ci viene richiesto, è logico che loro stessi desiderano essere vaccinati, perché mettono al sicuro se stessi, ma mettono al sicuro anche, penso, ai nonni, che sono cioè i soggetti fragili. E che non quindi sono vaccinati, io andrei nonni. A dare, che darei nonni. Spazio alla scienza, a quello che oggi ci dice l'AIFA, a quello che oggi ha detto Palù in consiglio regionale, ed eviterei alla politica di fare, diciamo, delle considerazioni prettamente di natura scientifica che non ci competono, tutto qua. E si tratta forse anche di mettere in sicurezza, aggiungo, visto che si sono espressi diversi dirigenti scolastici provinciali, poi regionale, l'anno scolastico, perché poi a settembre potrebbe
profilarsi un nuovo anno scolastico difficile, insomma il rischio delle varianti comunque c'è. Caner, lei tra Moretti e Speranzon? No, ma guardi, francamente io penso, non perché voglio mettermi a metà strada tra le posizioni di Speranzon e Moretti, però effettivamente Palù ha fatto questo ragionamento relativo alle giovani generazioni proprio perché, come diceva Alessandra, sono coloro i quali rischiano di trasmettere più velocemente il virus proprio per il fatto che, insomma, sappiamo bene come sono i ragazzi, hanno voglia di tornare alla vita, probabilmente lo fanno anche con meno precauzioni rispetto ad un adulto, perché insomma la giovane età li porta anche a questo, e quindi di conseguenza possono essere un veicolo importante per il virus. È per questo motivo che Palù ha fatto quel ragionamento là relativo alla necessità di vaccinare anche i giovani. Detto questo, è anche vero ciò che diceva Speranzon sul fatto che effettivamente, se guardiamo al lato, diciamo, personalistico relativo al giovane, il giovane effettivamente, i dati ci dicono che non è andato in difficoltà, ma quindi il problema non è tanto per difendere lui, ma il fatto che possa contagiare i genitori o i nonni, tanto per capirci, insomma, questo è il concetto, no? E questo da un certo punto di vista ci sta, perché è ovvio che se tutti si vaccinano si ha una rete di protezione che è molto più ampia. Detto questo, è anche vero che posso capire, e ripeto, io non sono medico, non siamo nessuno di noi tre, però posso capire che ci siano resistenze, perplessità, dubbi, proprio per il fatto che questa cosa fin dall'inizio non è stata gestita con chiarezza, ma guardate, non per malafede, ma semplicemente perché si va a gestire una cosa nuova che non si conosceva, e molto probabilmente anche i medici sono andati in difficoltà. Ma le chiedo, le faccio una domanda diretta: se lei avesse un figlio di 12 anni, lo vaccinerebbe, sì o no? Beh, guardi, francamente io su un figlio di 12 anni sarei in grossa difficoltà, perché non, probabilmente sì, per senso di responsabilità, però su quella fascia di età ti prendi anche una responsabilità che non è di poco conto, perché un conto è un ragazzo di una certa età, e su un 12enne posso capire che dei genitori, io lo sono, per fortuna la mia bimba adesso è molto piccola, quindi non è in questa fascia di età, però posso capire che qualcuno possa andare in difficoltà, per quello che non mi sento neanche di giudicare, perché è molto facile anche giudicare ciò che avviene, però bisogna anche trovarsi nelle situazioni e capire anche le sensibilità di tutte le persone. Certo è che questa è una situazione che va affrontata con forza, perché non possiamo permettere che il virus circoli o torni a ricircolare, soprattutto con le varianti. Vediamo in Inghilterra cosa sta accadendo, e quindi assolutamente va affrontato con una certa energia. È una questione, dice, complessa, però molto vedo complessa. Moretti sempre più contrariata da questo punto di vista, perché lei dice: Moretti, dobbiamo fidarci, arrivati a questo punto della scienza. Io sono d'accordo con Caner, è logico che noi dobbiamo, ci mancherebbe, rispettiamo tutte le sensibilità, attenzioni, ma se ognuno poi fa di testa sua, è logico che noi non riusciremo mai a vaccinare quel numero necessario per raggiungere anche, no, l'immunità di gregge. Vediamo cosa ha fatto l'Inghilterra. L'Inghilterra, per esempio, ha vaccinato solo con AstraZeneca. Ma ricordiamoci una cosa fondamentale, e qui Caner l'ha accennata alla fine del suo discorso: il tema delle varianti. Guardate che questo virus non l'abbiamo sconfitto, perché il virus muta, e muta soprattutto se trova un ambiente a lui favorevole, che è l'ambiente non immunizzato, no? Cioè l'ambiente dove le persone circolano senza essere state vaccinate. Se cambia il virus, cosa che è già successa, mette in pericolo l'efficacia all'80% dei vaccini. Allora, noi in Europa stiamo già studiando ormai da mesi, no, di modificare anche i vaccini affinché rimangano efficaci anche nei confronti di varianti, perché se torna una variante che incide all'80-90%, noi ci ritroviamo a un anno e mezzo fa, cioè con i lockdown, con le morti, con un contagio diffuso. Per cui attenzione, perché adesso Johnson in Inghilterra ci sta dicendo che non riapre tutto come aveva annunciato 15 giorni fa, perché non sappiamo, non lo conosciamo questo virus, ed è questa la ragione per cui anche l'informazione
per quanti errori siano stati fatti e che riconosciamo tutti, ma anche l'informazione non poteva essere certa e chiara, forse bisognava stare zitti, no? Perché appunto avevamo pochi dati per valutare l'efficacia e le conseguenze di questo vaccino. Allora, io sono in Commissione Salute qui in Europa e vi assicuro che insieme a tutti gli altri colleghi italiani di tutti gli schieramenti politici, perché qua mi fa ridere destra o sinistra, qua stiamo cercando di sconfiggere un virus insieme, almeno questo dovrebbe essere lo spirito, ma fondamentale è affidarci anche ad un certo punto, e questo la politica l'ha fatto, a chi fa scienza e a chi fa ricerca. Scusa, una cosa, Alessandra, sai qual è una cosa? È passato un messaggio prima, secondo me molto importante, che ci fa capire anche qual è un po' la situazione, anche della comunicazione che il mondo, diciamo, della sanità nazionale e anche internazionale ovviamente comunica. Purtroppo qualche medico, e non sto parlando di semplice medico di base con tutto rispetto, ma insomma qualche professore, qualche scienziato, per esempio, dice che il vaccinarsi automaticamente non significa bloccare il virus, ma significa proteggere se stessi dal virus. Cioè, quindi come tutta la trasmissibilità resta in piedi. Allora, è ovvio che se qualcuno comunica questa cosa qua, Alessandra, è ovvio che ti mette in difficoltà, perché prima è passato un messaggio di un signore, di una signora, non lo so, che diceva esattamente questo. Diceva, ma se alcuni dicono questo e questo è vero, per quale motivo devo vaccinare il dodicenne? Allora, quando io all'inizio dicevo che su queste cose devono mettersi d'accordo e dare una comunicazione unica, perché qua non si tratta di essere Novax o Sivax, ecco, qua si tratta di dire che la comunità scientifica, secondo me, deve prendere una linea e sposarla in pieno, perché se si danno comunicazioni differenti è ovvio che si ingenera nella popolazione dei dubbi legittimi, questo è il problema, diciamo, vero. Che anche il tema della trasmissibilità del virus non è ancora indagata, e io questo onestamente come politico lo sento a livello cittadino, a livello popolare, certo. E non posso essere così, come si può dire, falso da non... Sorge il dubbio. Da non poterlo comunicare, va bene rassicurare, però è anche giusto che qualcuno su questa cosa ci debba mettere una pezza, perché, ripeto, la comunicazione deve essere unica, altrimenti si fa confusione. Poi che la situazione sia in continua evoluzione ce lo dice quotidianamente, ormai, come diceva anche la Moretti, quanto sta succedendo in Gran Bretagna, e ci dice che la seconda dose serve e servirà sicuramente anche la terza. Speranzona, come la mettiamo da questo punto di vista? Perché si va verso la terza dose di vaccino. Scusi, innanzitutto vediamo di fare la seconda a tutti quelli che ancora non ce l'hanno, perché in Italia mi pare che quelli che hanno la prima dose siano, mi pare, circa il 40% della popolazione, 42-45% della popolazione, e quelli che hanno avuto la seconda dose una percentuale circa della metà, per cui di completamente vaccinati in Italia sono circa il 20%, non so il dato aggiornato quotidiano, però insomma questa dovrebbe essere l'ordine di grandezza, per cui dobbiamo sicuramente pensare alla seconda dose. Poi sappiamo che quando abbiamo fatto la seconda dose, teoricamente per qualche mese non dovrebbe esserci la necessità di fare una terza dose, ovviamente, perché altrimenti non possiamo neanche pensare di vaccinarci ogni due mesi, no? Cioè, speriamo che duri almeno per sei mesi l'effetto e gli anticorpi prodotti appunto dal vaccino. Però quello che ha detto Caner prima spalanca il vaso di Pandora, perché il tema è anche questo. Noi sappiamo che una volta che siamo vaccinati, comunque non ci mettiamo a proteggere gli altri con la nostra vaccinazione, perché comunque siamo potenzialmente portatori del virus. Poi si dice che questo sia in misura inferiore rispetto a una persona che non è vaccinata, però una persona vaccinata comunque potenzialmente può contagiare anche gli altri. Non a caso i tamponi li fanno anche alle persone vaccinate, non le fanno solo alle persone che non sono state vaccinate. Perché? Perché ci sono molti vaccinati che poi in forma lieve, quindi non manifestano i sintomi gravi del Covid, ma possono comunque
infettarsi e diventare veicolo di trasmissione del virus e del contagio. Ed è per questo che ritengo che i ragazzi adolescenti, visto che ci sono, ripeto, per una questione di precauzione, e siccome la scienza in Italia, perché si parla tanto della scienza, ma la scienza in Italia è quella che ci ha detto, quando è arrivato AstraZeneca, che andava somministrato alle persone under 55, cioè le prime comunicazioni della scienza in Italia erano l'AstraZeneca, e ce lo ricordiamo molto bene. E ce lo ricordiamo, ed erano scienziati. E infatti abbiamo titolato il ballo del vaccino, nuovo tormentone dell'estate. Poi dopo over 60, e poi dopo sono tornati indietro, no, va bene anche per quelli al di sotto di 60, va bene per tutti. Adesso si è tornati over 60. Voi capite che queste comunicazioni non le ha date la politica, non è Speranzon che dice queste cose qui, queste comunicazioni le ha date la scienza. Allora, diciamo che il cortocircuito poi è stato globale, da un certo punto di vista, in politica, esatto. Scienza, allora comunicazione, allora informazione. Allora io dico che precauzionalmente, i minori, secondo me, precauzionalmente, andrebbe fatta un'attenta analisi prima di decidere di vaccinarli. Moretti, lei continua, vedo che scuota la testa, Moretti. Ma scusi, si sa benissimo, Moretti, si sa benissimo, non è uno showman, lei che è una showgirl. Lei è molto più bella di me, per cui lei ha tutte le caratteristiche per poter fare la showgirl. Lei è comico. Io mi rivolgo al conduttore, a cui chiedo di moderare questo, no? Come sa fare benissimo. Allora, io direi, no, per tagliare, diciamo così, la testa al toro e definire una volta il lavoro per tutte agli altri, questa discussione, io mi affiderei a Palù. Siccome Palù, tra l'altro, è uomo di grandissima fiducia del governatore Zaia, che mi sembra che anche sulla gestione, come dire, della pandemia qualcosa di buono abbia fatto, visto che comunque il Veneto, ce lo diceva prima Caner, ha dei numeri, per quanto io possa essere critica su altre partite, ma ha dei numeri assolutamente, diciamo, molto molto positivi per quanto riguarda la vaccinazione, e ci sta lì a dire tutti i giorni che bisogna vaccinarsi. Ma siccome Palù, che è uno scienziato di grande esperienza, pensate, viene dal Veneto ed è stato nominato presidente di un'autorità nazionale, quindi è stato riconosciuto da tutti, io direi che Palù stamattina dice che la vaccinazione blocca la malattia e l'infezione nel 90% dei casi. Bene. Quindi io mi farei riferimento a quello che ci dice Palù. Ecco, diciamo però, ecco, io preferisco bene, Palù. Bene, bene, sono d'accordo anch'io, ma siccome Speranzo, noi abbiamo gli anziani che li abbiamo messi al sicuro, perché altrimenti lei mi deve spiegare a cosa servono i vaccini, perché se i vaccini non servono, allora mi dica lei, se non servono le i vaccini, vostre posizioni, cosa li abbiamo vaccinati a fare le Moretti, persone? A un attimo cosa solo. Abbiamo vaccinato a fare? Chiarissime, le vostre posizioni sono chiarissime. Va detto che non... Ma anche i bambini di 5 anni vaccinati. Vi siete espressi in maniera molto, molto chiara. Diciamo però che c'è una questione anche politica in quello che sta dicendo Speranzon, perché lo scarto tra quello che dice Speranzon e quello che dice Palù, che comunque è virologo molto stimato da parte anche di Zaia, pone una questione politica, forse anche tra alleati, e così Caner. Ma no, io non credo che sia un problema politico. Un attimo solo, tra alleati, penso più che altro che Caner, che Speranzon dica questo, la mette un po' in difficoltà. Ma no, come? Guardi, questo è un tema talmente complicato che secondo me è anche giusto che ognuno abbia le proprie idee, la propria sensibilità, perché ripeto, effettivamente nessuno di noi è medico e possiamo soltanto affidarci, no, a chi ne sa più di noi. Sicuramente Palù, penso che da questo punto di vista sia la persona più indicata e più competente. Io quello, nel mio ragionamento di prima, dico che se Palù fa queste affermazioni è giusto credergli, perché è, tra l'altro, penso che sia uno dei più grandi virologhi che abbiamo in Italia, forse a livello internazionale, però non ci deve essere qualche altro suo collega che magari il giorno dopo va in televisione, magari anche nazionale, e dice una cosa diversa. Questo sto dicendo io, perché questo ingenera confusione nella popolazione. La scienza le dice, cioè, non ha una voce univoca. Non ha una voce univoca, e questo che francamente mi fa arrabbiare.
arrabbiare, perché dopo da questo ragionamento ne scaturiscono anche tutti i legittimi ragionamenti che anche Speranza faceva, no? Perché è normale. Allora, se tutti quanti dicessero no, guardate che è così, abbiamo l'evidenza scientifica che è così, parla Palù a nome dell'AIFA e tutti a seguire la linea, penso che il problema venga risolto. Ma purtroppo, siccome la televisione la guardiamo tutti, anche a livello nazionale, e io stesso ho fatto queste affermazioni perché con le mie orecchie ho sentito posizioni anche di altri professori molto importanti che sicuramente non hanno la carica di Palù, cioè non sono presidente dell'AIFA, però comunque vengono rispettati e vengono invitati in trasmissioni nazionali a parlare di questo e dicono qualcosa di diverso, lei capisce che se fa venire il dubbio a noi tre, diciamo che siamo politici, abbiamo posizione magari differente, lei pensi punto, a casa cosa pensa? E a questo punto questo penso sia molto interessante vedere l'esito del sondaggio di questa sera, ma lo facciamo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta con Ring, siamo sempre qui con Alessandra Moretti del Partito Democratico, Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, e Federico Canera, Lega, assessore regionale al turismo. Diciamo che il tema è molto caldo, questo di AstraZeneca. È molto delicato. Molto caldo e molto delicato, e diciamo che non è facile da svolgere per tutta una serie di motivi. Anche la scienza ha posizioni spesso diversificate e questo non aiuta, e ce lo dicono anche i tanti messaggi che stanno arrivando. Però oggi in Veneto non c'è stato soltanto Giorgio Palù. In realtà quella di oggi è una giornata importante anche dal punto di vista politico, perché oggi a Verona il sindaco Federico Sboarina ha aderito formalmente, ufficialmente, a Fratelli d'Italia. È il sindaco di un comune ovviamente importante. Questo va a in qualche modo ricalibrare la geografia politica del Veneto. Tra l'altro ha fatto un parecchio scalpore questa adesione ufficiale di Sboarina, ne stanno parlando tantissimo anche i media nazionali. Speranzon, è un punto a vostro favore nei confronti degli alleati tra virgolette della Lega? No, guardi, intanto toglierei tra virgolette, perché con la Lega governiamo ormai da decenni il Veneto e moltissime città italiane, e ci auguriamo che presto possano esserci delle elezioni politiche che possono consentire di semplificare il quadro politico generale e mettere in condizione l'Italia di avere un governo coeso dal punto di vista dei contenuti e non solo da una somma, insomma, di forze politiche che hanno posizioni divergenti su temi importantissimi per tutti noi. Sboarina l'ha dichiarato oggi in conferenza stampa, è sempre stato un uomo di destra, è stato consigliere comunale di Verona dal 2002 per Alleanza Nazionale, quindi era un uomo di Alleanza Nazionale, poi diciamo era uscito con il PDL dalla logica dei partiti in senso stretto, si era candidato con una lista civica, però insomma è ritornato dove l'ha portato il cuore, perché comunque, ripeto, è un uomo che ha cominciato la sua militanza a fianco di Stefano Bertacco, che ha ricordato oggi, senatore purtroppo scomparso un anno fa, nostro senatore veronese, e aveva cominciato con Alleanza Nazionale, per cui insomma in fondo è un ritorno a casa, o quantomeno non è nemmeno mai uscito, perché non aveva aderito ad altre forze politiche, ma solo a una forza civica veronese, ecco. Per cui io credo che questa operazione poi non faccia che semmai rafforzare sicuramente Fratelli d'Italia, ma anche più in generale quella che è lo schema che raggruppa all'interno del centrodestra forze politiche importanti come la Lega e Forza Italia accanto a Fratelli d'Italia. Caner, Fratelli d'Italia sta diventando troppo forte?
No, beh, Fratelli d'Italia fa giustamente la sua politica ed è normale ed è giusto che raccolga anche i risultati. Qui non si tratta di verificare se stia diventando troppo forte o meno. Sappiamo che in politica ci sono anche dei cicli, ci sono degli andamenti che a volte possono essere positivi, a volte meno positivi, addirittura a volte tragici. Guardi, io mi ricordo, nonostante mi ritenga ancora abbastanza giovane, però penso di essere da tantissimi anni un militante della Lega, quasi un vecchio della Lega, e mi ricordo quando la Lega arrivò al 3-9%. Certo. Ancora con Bossi segretario, il Bossi che poi tante volte abbiamo rimpianto anche come linea politica in passato, no? Quindi voglio dire, sono cicli, cicli storici, si può scendere, si può salire per vari motivi, lo abbiamo visto anche durante la reggenza per quanto riguarda il mio partito del segretario Salvini, che è riuscito a portare il partito a dei livelli record assoluti che mai ci saremmo pensati noi leghisti di poter raggiungere, di sfondare addirittura nelle regioni del sud con comunque una linea importante federalista, anche se il partito giustamente è diventato un partito che non ha più solo una logica localistica o territoriale ma appunto nazionale, quindi ci stanno anche dei momenti degli alti e bassi. Poi è giusto magari internamente porsi e farsi delle domande del perché si possa perdere consenso a vantaggio di chi. Ecco, questa è una analisi politica che penso qualsiasi politica. L'adesione al governo Draghi vi ha un po'. Non vi ha fatto bene, non vi ha tonificato. Forse questa è l'impressione, diciamo, le analisi. Sicuramente chi sta all'opposizione è in una condizione, diciamo, di vantaggio, perché ovviamente si dice ciò che si dovrebbe fare senza avere la responsabilità di farlo, ma questo vale sempre per tutti, voglio dire, anche quando eravamo all'opposizione noi o quando era all'opposizione il PD, insomma, voglio dire, storicamente queste cose poi nel tempo si ribaltano. Quindi sicuramente c'è una posizione della Meloni in questo momento, di Fratelli d'Italia, che va a raccogliere magari quello che può essere un consenso, no? E soprattutto magari una ribellione anche da parte di una parte della popolazione che magari non concorda su alcune linee politiche. Io però francamente ritengo che Draghi stia facendo meglio del precedente governo, forse è vero che all'inizio tutti ci si aspettava, no, una partenza a razzo, lui com'è nelle sue caratteristiche invece ha fatto una partenza, diciamo, a fari spenti, però francamente i risultati li stiamo vedendo proprio anche sull'argomento che abbiamo appena concluso del piano vaccinale, ma lo stiamo vedendo anche su altre situazioni, penso al tema dei ristori. Ora, lei che è anche bellunese, le dico, quando mai da negli ultimi 30-40 anni lei ha mai visto un fondo nazionale per la montagna? Ecco, questo governo ha portato a casa 800 milioni di euro dedicati alla montagna. Io che sono assessore al turismo, all'agricoltura e anche all'economia montana e agli impianti a fune, dico che per me è stata una manna dal cielo avere 800 milioni di euro, in gran parte dedicati tra l'altro al settore montano alpino. E su questo magari ci torniamo. E questo francamente non si è mai visto da parte di nessun governo. Quindi insomma, ci sono anche gli aspetti positivi, non solo negativi, nel stare al governo. Io sono convinto che col tempo questa posizione, cioè l'opposizione paga nel breve periodo, soprattutto quando ci sono dei problemi. Man mano che i problemi vengono risolti, e noi ci auguriamo con questo governo entro la scadenza di risolvere, andrete a capitalizzare fra qualche mese. Io sono convinto di sì. E Moretti, dal punto di vista elettorale, al PD fa bene aderire al governo Draghi? I sondaggi sembra dicano di sì, insomma, i sondaggi di questa settimana parlano di un PD che è ritornato sopra il 20%. Ma guardi, io dei sondaggi sinceramente mi affido sempre molto poco, perché come lei sa, non è scienza, lei dice, non è scienza. No, nel senso che, voglio dire, a maggior ragione, no, c'è chi dice che è il PD ad essere il primo partito in Italia, qualche altro sondaggista invece dice che è la Lega, per cui insomma non darei grande peso a questo. Invece è giusto quello che diceva prima Caner, cioè è evidente che chi governa si assume la responsabilità di scelte che spesso non piacciono totalmente all'opinione pubblica, cioè perché bisogna assumersi la responsabilità anche di compiere scelte difficili. Chi ha condotto
questo tipo di battaglia, e lo dico anche riferendomi al primo governo, al secondo governo Conte, non il giallo-verde, ma diciamo così il giallo-rosso, è evidente che si sono trovati di fronte ad una pandemia straordinariamente difficile che ha messo in ginocchio tutti, dagli Stati Uniti all'Europa alle grandi potenze mondiali. Per cui è logico che fare l'opposizione è più semplice, in generale è più semplice, perché io sparo contro, dico che sono in disaccordo su tutto, cavalco le cose che diciamo non piacciono all'opinione pubblica e raccimolo, come si diceva prima, un po' di consenso. Però guardi, io credo che l'autorevolezza di Draghi e l'accelerazione che è stata data, in primis da un punto di vista della vaccinazione, della strategia vaccinale, abbiamo visto quanto Figliuolo abbia dato un cambio di passo, quindi il cambio di passo c'è stato, è stato riconosciuto da tutti. In secondo luogo abbiamo visto l'autorevolezza di questo governo in Europa e nel mondo. Si è concluso il G7 da pochi giorni con un rinnovato patto atlantico, quindi di amicizia e di collaborazione tra Stati Uniti ed Europa, cosa che con Trump non avevamo visto e anzi avevamo perso ogni speranza. E vediamo anche l'autorevolezza che Draghi ha nei confronti di paesi come l'Inghilterra, quando Boris Johnson chiede a Mario Draghi di aprire lui il G7 e di dire cosa secondo lui andrebbe fatto. Questo perché lo dico? Perché oggi noi abbiamo un'altra grande sfida che è, diciamo, parallela a quella della strategia vaccinale, e come utilizzeremo i fondi europei del Recovery Fund. Allora, aver chiamato Mario Draghi significherà, a mio avviso, a mio modesto parere, riuscire a realizzare fondamentalmente quello che il Recovery Plan italiano ha ben detto e definito all'Europa, prendendosi anche il plauso, diciamo, europeo, e quindi grande azione sulla New Green Deal, quindi lo sviluppo verde, grande azione sulla digitalizzazione e sostegno alle infrastrutture, ma poi le tre riforme strutturali che il nostro paese aspetta da 30 anni. Io mi auguro che su questo, che sono pubblica amministrazione, giustizia e riforma fiscale, davvero ci sia l'adesione di tutti, tant'è vero che io la Meloni l'apprezzo quando dice: attenzione, noi non stiamo facendo un'opposizione tout court, ma i provvedimenti che riterremo giusti li voteremo. Quindi credo che per esempio sulle grandi riforme strutturali che fanno e devono far bene a questo paese, perché altrimenti l'Europa non ci dà tutti i soldi se non le facciamo, giustamente, perché rallentano l'efficacia dei fondi, evidentemente, spero davvero che ci sia un'ampissima maggioranza di tutto l'arco costituzionale, come partiti responsabili di maggioranza e di opposizione dovrebbero fare sempre. Speranzon, non l'hanno nominata esplicitamente, ma è chiaro che sia Caner che la Moretti si riferiscono a Fratelli d'Italia. È più facile fare opposizione. Chiudo con lei questo blocco. È davvero così? La vostra strada è in discesa in questo momento? Ma guardi, io non credo che sia tanto facile fare l'opposizione, soprattutto con una forza parlamentare che è rappresentata da una piccola pattuglia eletta all'indomani di un risultato nel 2018 che aveva attribuito a Fratelli d'Italia il 4,5% e che quindi in Parlamento in questo momento ha il 95% al governo e il 5% all'opposizione, per cui queste sono le dimensioni dal punto di vista parlamentare della nostra forza politica e delle altre forze politiche rappresentate in Parlamento. Noi facciamo un'opposizione responsabile, non facciamo un'opposizione fatta contro a prescindere quelle che sono le scelte del governo, anzi abbiamo plaudito al fatto che il precedente governo sia caduto e siamo felicissimi che a gestire la fase di definizione di come e dove devono essere utilizzate le risorse del recovery plan sia un premier come Draghi e non un premier questa come Conte che, sì, che aveva fatto, no, ma non è una notizia, l'abbiamo sempre detto, che ha fatto sul finale finalmente anche, c'è una piccola elettività, ma non c'è dubbio, perché all'interno di questo una governo missione. pur essendoci malauguratamente una maggioranza parlamentare che è rossa e gialla, per fortuna c'è anche una parte all'interno di questo governo che è rappresentata dalla Lega e da Forza Italia che cerca di portare e di bilanciare in modo adeguato quelle che sono le politiche del governo stesso. E quindi la parte buona di questo governo c'è, per fortuna. Noi riteniamo che però per affrontare
i temi ai quali faceva riferimento l'onorevole Moretti, ci voglia una impostazione dal punto di vista politico che insomma, che sia non dico unanime ma convergente tra le varie forze. Quando si parla di riforma della giustizia, se per esempio la Commissione europea o qualche altro organismo magari sollecita l'Italia a migliorare le condizioni dei nostri carcerati, delle persone che sono all'interno delle carceri, perché ritiene che 6 detenuti per celle siano troppi rispetto a quelli che sono gli standard di umanità che un paese civile come l'Italia debba mantenere, è chiaro che rispetto a qual è la ricetta, rispetto al problema, magari la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia rispondono bisogna costruire nuove carceri, e magari il partito della Moretti e l'estrema sinistra dice facciamo un altro indulto, facciamo un'amnistia, liberiamo. Quindi lei, diciamo, Speranzona si sente... Perché sono le cose che abbiamo già visto. Quando si parla di riforma fiscale, non mi parli sopra, Moretti. Moretti, si è educata, lei ha fatto un sermone che non finiva più e sono stato buona e non l'ho interrotta. Lo so che le dà fastidio. Lei ha parlato... Sì, sì, certo, anche... Stiamo andando fuori tema. Speranzona, Moretti... No, parliamo di riforma della giustizia. Guardi che il diritto penitenziario, è all'interno della riforma della giustizia, così come la separazione delle carriere. Non si capisce nulla se parlate entrambi insieme, non si capisce. No, stavo parlando, mi ha interrotto la Moretti, bloccata. Lo Skype non aiuta. Speranzona, siamo alle battute veramente conclusive. Se si parla di riforma fiscale, è evidente che le ricette rispetto al fisco che arrivano dal centrodestra saranno presumibilmente diverse da quelle che può proporre Speranza, la Moretti e quant'altro. Per cui il tema non è che adesso questo governo, o quantomeno mischiando le posizioni che sono incompatibili una con l'altra, si possono trovare rapidamente e facilmente le soluzioni che bloccano l'Italia da decenni. Io credo che la cosa più opportuna sia fare in modo che vengano affrontati i temi che in questo momento sono ovviamente sul piatto, che sono in primis quello della pandemia e della vaccinazione, in secondo luogo la ripartenza dell'economia, dopodiché questo governo deve lasciare il passo a un governo e di natura politica. E questa è la posizione di Fratelli d'Italia. In qualsiasi democrazia è la politica che decide quali sono le posizioni. Con tutto il rispetto delle persone come Draghi, che hanno un importante curriculum in qualsiasi altro paese. Su questo torneremo. Speranzona, Moretti. Studi, Moretti, guardi gli altri paesi d'Europa. Abbiate pietà. Ecco, allora facciamo così, Speranzona. Naturali, i fondi non c'è di danno. Ecco, questo è un altro argomento. Vi ringrazio, Speranzona. La ringrazio, Raffaele Speranzona. Grazie davvero, buon lavoro. Moretti, se lei vuole, per qualche istante rimane con noi perché deve fare un saluto a cui tiene particolarmente. Quindi grazie, volentieri. Speranzona. Caner resta anche lui qui con noi e vi mostro qual è il nostro ospite subito dopo la pubblicità. Eccolo, ve lo mostro perché è giusto vederlo insieme, salutarlo, Beppe Carletti, anima dei nomadi. Ci teneva la Moretti perché la Moretti è una fan dei nomadi, una fan scatenata. Dei nomadi, assolutamente, anzi devo dire che io ho avuto il privilegio di ricevere una visita di Beppe più di 2 anni e mezzo fa a Vicenza, questo per dire che Beppe Carletti ama il Veneto. E l'ho ricevuto, ci siamo bevuti un caffè, una persona, non solo un artista straordinario che tutti conosciamo, di tutte le generazioni apprezzano, ma soprattutto è un uomo e una persona che ha un cuore grande, una grande intelligenza, una grande sensibilità. E io gli voglio molto molto bene. Moretti, le faccio una domanda difficile, forse la più difficile della serata. Qual è la sua canzone preferita dei Nomadi? Ce lo dica, scelga.
Insomma, ce ne sono tantissime, non ne ho una. Quella che mi dedica Beppe adesso. Carletti, che canzone dedicherebbe alla Moretti in questo momento? Io voglio vivere. Beh, bella. E canzone che è stata cantata a squarciagola poche settimane fa a Feltre, perché i Nomadi hanno inaugurato la loro stagione della ripartenza proprio dal palaghiaccio di Feltre. Ma di tutto questo parleremo dopo la pubblicità. Io Moretti intanto la saluto. Grazie, grazie davvero, grazie, buona serata. Regalo. Ciao Alessandra, grazie, ciao di questo regalo, ciao Beppe, ciao a tutti i telespettatori. Ciao, ciao. Un abbraccio grandissimo, un abbraccio grande. Allora ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, ci raggiunge anche Alessandro Berton, presidente di Union Mare, per parlare di spiaggia fra pochissimo. Di nuovo a Ring, buonasera a Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Ci concentreremo sui temi del turismo, ma prima abbiamo un appuntamento con la storia della musica italiana. Lo avete visto prima, poco fa, prima della pubblicità, Beppe Carletti, anima, cofondatore dei Nomadi, uno dei volti più noti della musica italiana. Buonasera di nuovo Carletti. Buonasera a te, buonasera a tutti i videoascoltatori. I videoascoltatori mi piace parecchio. Allora, i Nomadi che hanno ricominciato alla grande la loro stagione da Feltre con un concerto qualche settimana fa, che è stato un concerto che ha fatto da apripista a tutti i concerti che adesso pian pianino stanno ricominciando. Vi siete trovati al Palaghiaccio, Drio le Rive di Feltre, per la data zero del vostro certo. Tour. Ed è stata, immagino Carletti, una grandissima emozione ritrovare il vostro pubblico, che è un pubblico sì. tra i più devoti in assoluto. Beh, è stato bellissimo, perché 8 mesi senza salire su un palco, per chi una vita che sale sul palco è veramente dura, cioè è una cosa che spero che non accada mai più. Me lo auguro, vuol dire, anche perché noi siamo abituati come Nomadi a fare i nostri 90 concerti all'anno, insomma, quindi 8 mesi senza mai salire su un palco, senza mai incontrare la gente, comunque, e poter trasmettere delle emozioni, perché quello che la musica fa, trasmette delle emozioni, non è il massimo. Comunque da Feltre è stata bellissimo, c'è stato il sold out, quindi per 1000 persone, però io voglio dare un consiglio, cioè nel senso che noi abbiamo sempre fatto gli apripista in tante cose, anche quest'anno siamo stati i primi a partire. L'abbiamo fatto e lo continueremo a fare senza escludere alcun personaggio che fa parte della nostra truppa. Perché lo dico? Perché molti cominciano, però arrivano là con la chitarra, il pianoforte, buonanotte a tutti, perché poi c'è stata una grande manifestazione a Roma per aiutare i ragazzi che ci permettono di salire sul palco. Allora, questi ragazzi non vanno abbandonati, vanno portati avanti. Noi, allora, cosa abbiamo fatto? Non è che noi siamo dei santi, per amor del cielo. Noi ci siamo autoridotti il nostro cachet come Nomadi e abbiamo lasciato intatto il cachet di chi lavora con noi. Questa è un'operazione bellissima. Noi non andiamo là a unplug con la chitarra e il pianoforte, andiamo là tutto quello che serve per fare un concerto, come se fossimo davanti a 10.000 persone. Ma questo non vuol mica dire il numero 1.000, 2.000, è sempre, non è la quantità che fa, è comunque quello che si riesce a trasmettere alla gente. A Feltre è stato bellissimo e sicuramente sarà bellissimo anche nei concerti che andremo a fare, ecco, io spero che ne stanno arrivando parecchi, quindi l'importante è partire, no? Dare un segnale, e noi siamo quelli che i segnali li diamo forti. E forti e chiari, e ne farete tra l'altro moltissimi a Nord-Est, ho visto le prossime date. Abbastanza, tanti, 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 sono felice, cioè, non è che mi dispiace,
è una cosa bellissima, abbiamo un pubblico meraviglioso nel nord-est che è veramente grande, insomma, ma già da anni, andiamo dagli anni 70, quindi poi abbiamo collaborato con autori del nord-est, quindi insomma con anche con canzoni di successo, quindi abbiamo un bel legame affettivo e ci ha sempre portato bene, sicuramente porterà bene anche questa volta, perché io sono positivo di partenza, quindi sicuramente sarà bello, sarà bellissimo. E come lo ha ritrovato il suo pubblico, Carletti? Che effetto le ha fatto vedere tutti questi spettatori con la mascherina che a cantare i vostri inni generazionali? Guarda, allora, l'anno scorso l'avevamo già fatto, ma quest'anno per la prima volta in tutta la mia vita, da 58 anni che salgo sul palco, ci sono stati 2 minuti e 20 secondi di standing ovation e vi giuro che ci siamo commossi tutti, tutta la gente in piedi, perché poi vedi la gente, non la vedi sorridere, ma sorridono con gli occhi. Questa è la cosa anche bella, cogliere il sorriso degli occhi delle persone è una cosa meravigliosa, tanto sappiamo che con gli occhi si può sorridere, è così, ed è stato veramente un'emozione, ma ve lo dico proprio col cuore in mano, tra le più belle della mia vita. 2 minuti e 20 secondi di standing ovation per una canzone chiaramente dedicata ad Augusto, a me ha fatto un piacere immenso, perché con Augusto abbiamo condiviso 30 anni di vita, quindi è stata una cosa meravigliosa. Ecco, il Veneto è grande, il nord-est, chiamatelo come volete voi, però per me è bellissimo. E Assessore Canera, mi piace sottolineare il fatto del cachet. Loro si sono ridotti il cachet per far lavorare tutti gli operatori dello spettacolo. Esatto, sì. È un segnale importante questo. Questo è un segnale molto importante di nobiltà d'animo veramente forte, perché in questo momento di difficoltà noi fortunatamente abbiamo tante persone, non solo loro, ma anche tanti imprenditori, anche vorrei ricordare, che in questo momento hanno tenuto aperto la propria azienda, hanno dato lavoro ai propri operai, ai propri dipendenti, pur in un momento di difficoltà. E non dobbiamo dimenticare e questo che la non dobbiamo dimenticare. E la musica fa è parte. Assolutamente sì. Trasmette sicuramente emozioni, ovviamente, no? La musica nasce per trasmettere emozioni, è cultura. Però è ovvio che dietro agli spettacoli musicali, insomma, c'è un indotto che è incredibile. Poi me lo lasci dire dall'assessore del turismo, insomma, qua abbiamo anche Berton, che quando si fanno dei concerti, cosa significa dal punto di vista dell'indotto, delle persone che vengono sul territorio, che dormono sul territorio, perché alcuni vengono da fuori, che mangiano nei ristoranti, che consumano, insomma, voglio dire, c'è tutto il mondo. Questo è un dato di fatto, tant'è vero che questa cosa ci sta mancando tantissimo, senza pensare anche all'indotto legato alle aziende che lavorano per la fase concertistica, mi corregga Beppe se sbaglio, ma non so, chi monta il palco, le luci, tutte queste questioni qua, insomma, si spendono tanti soldi per allestimento, e qua ci sono aziende che lavorano dietro questa cosa. Va anche qua, sottolineato che i ristoratori di Feltre la domenica, e non solo la domenica in cui si sono esibiti, hanno lavorato dopo mesi e mesi. Assolutamente. E quindi dobbiamo far ripartire alla grande i concerti. Alla grande, e chiamare i nomadi. Tra l'altro un concerto dei nomadi in spiaggia. Berton, chiedo a lei, sarebbe il non plus ultra. Sarebbe da fare. Dovremmo trovare pronti, se dovesse esserci questa opportunità, insomma, fare un bel concerto sulla spiaggia all'aperto, nel massimo rispetto della sicurezza, delle distanze, sì. Ben volentieri. Ecco, tra l'altro, misure di sicurezza che erano massime al Palaghiaccio Driole Rive di Feltre. Sì, va detto anche questo, veramente. Carletti. Va detto anche questo. Organizzare un concerto è molto dispendioso, nel senso che già anche l'anno passato la gente entra in 4 posizioni diverse, escono in 4 posizioni diverse, a tutti viene provata la febbre, la temperatura, chiamiamola come volete, e tutti hanno la mascherina, non c'è stato uno che si è tolto la mascherina. Vuol dire che la gente è pronta e ha voglia comunque di sentire musica, o dei nomadi, di qualsiasi altro, per amor del cielo. Però la gente è pronta, la gente è educata, sa come comportarsi, e questo gli va dato atto, bisogna dirlo. Un plauso alle persone che fanno questo e che si attengono veramente a rispettare tutte le regole. Questo è bellissimo. Carletti, io la ringrazio per questa sua partecipazione, grazie davvero, buona serata, a presto al grandissimo Beppe Carletti, grazie. Bene, grazie a tutti, buon lavoro, l'assessore, grazie a tutti. Grazie.
Arrivederci, grazie. Buon lavoro, arrivederci, grazie davvero. Buon estate a tutti, buon estate a tutti. Buona estate e buon lavoro. Ecco, quindi ve l'avevo detto, una grande sorpresa per tutti, non solo per i fan dei Nomadi che sono tantissimi, ma per tutti in generale. E Berton, ecco, dicevamo del concerto in spiaggia, però sarebbe, è una via da percorrere questa. Voi avete lanciato tanti progetti già in questo inizio di stagione, poi ne vedremo qualcuno, ma come si fa ad animare la spiaggia in questo preciso momento storico? La spiaggia si anima da sola perché è pronta già da tempo ad accogliere i tanti turisti che vorranno tornare e sono sicuro vorranno premiarci anche quest'anno, ma io ascoltavo le parole di Beppe Carletti che apprezzo e vorrei cogliere l'occasione per ricordare, come diceva l'assessore Canera anche poc'anzi, insomma, i tanti sforzi che anche il comparto imprenditoriale ha fatto proprio per consentire quella continuità occupazionale dei tanti decine di migliaia di addetti impiegati ad esempio in quella che è sempre bene ricordarlo, è la prima industria della nostra regione, perché a volte ci si dimentica delle cose, ma quando un anno fa fummo tutti colpiti, insomma, dalla tragedia del Covid, sono molto orgoglioso dello sforzo che è stato fatto proprio per così gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, per consentire alla grande macchina del turismo della Costa Veneta di partire, soprattutto per garantire la continuità occupazionale delle tante persone impegnate in questo settore. E poi l'intrattenimento, sì, è indubbiamente una componente fondamentale. Vede, il fenomeno turistico ormai è in continua evoluzione, molto spesso si parla di innovazione, l'innovazione passa anche attraverso a delle cose che magari si danno per scontate, ma così non sono. Credo che a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, questa vicenda che tutti noi abbiamo vissuto ci ha messo in condizione di riscoprire il sapore di tante cose che magari davamo per scontato, come il piacere di ascoltare della musica di qualità all'aperto, e quindi benvenga il concerto dei Nomadi in una delle nostre meravigliose spiagge. Spiagge che sono sempre più sicure. Voi nei giorni scorsi avete lanciato un progetto, si chiama Blue Zone, un progetto di certificazione delle spiagge del Veneto, non solo, perché poi è un modello che può essere ripetibile anche altrove. Di che cosa stiamo parlando? Sì, noi ci auguriamo che sia un modello ripetibile, soprattutto applicabile anche ad altri tematismi turistici. Siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, perché un anno fa avevamo già iniziato un percorso con Regione Veneto al nostro fianco, proprio perché avevamo inteso che bisognava andare oltre quelle che erano le disposizioni normative e che quindi non bastava fare la sanificazione come così mero soddisfacimento di quelle che sono le prescrizioni del DPCM, ma dovevamo trasmettere un importante sentimento di sicurezza, e lo dovevamo fare non solo per i nostri ospiti ma anche per i tanti lavoratori che sono impiegati nella macchina del turismo. Quest'anno idealmente abbiamo fatto un passo in più e abbiamo voluto volgere lo sguardo idealmente oltre al Covid, non perché riteniamo che l'emergenza sia conclusa, anzi è ancora un periodo, insomma, dove l'atteggiamento responsabile è necessario, ma dal punto di vista squisitamente imprenditoriale guardiamo al futuro, siamo convinti che la percezione delle persone sia cambiata e che su certe tematiche sarà impossibile tornare indietro. E quindi abbiamo implementato le linee guida, il protocollo che avevamo autoprodotto e con cui avevamo iniziato le operazioni l'anno scorso, con un upgrade, e quindi introducendo un riscontro da parte di un ente certificatore terzo che ha di fatto certificato appunto le modalità e le operazioni che vengono fatte sulle spiagge, e abbiamo anche introdotto un elemento molto importante dal punto di vista della sostenibilità ambientale, perché queste operazioni, i prodotti impiegati saranno appunto prodotti a marchio Ecolabel e quindi ad impatto ambientale zero, e quindi un grande sforzo per andare incontro a quella che è la tutela non solo dell'ambiente ma insomma delle risorse naturali, che sono una componente fondamentale del nostro fenomeno turistico. Assessore, questo è il futuro del turismo in Veneto: comunicare non solo le bellezze, i patrimoni UNESCO, dalle Dolomiti alla laguna, passando per i colli del Prosecco, ma comunicare anche la sicurezza.
Assolutamente sì, io penso che il tema della sicurezza, e ha fatto bene Union Mare e Venice Sense a portare avanti questo progetto che tra l'altro, appunto, come ricordava Berton, è partito qualche anno fa, ancora quando si parlava del progetto delle spiagge più inclusive d'Italia e più sostenibili, quindi noi siamo già partiti un po' di tempo fa con questa logica, tra l'altro un progetto che mi piacerebbe molto esportare anche al di là della costa veneta, ma in altri territori veneti, penso alla montagna, penso al lago di Garda, a altre situazioni, a altre destinazioni che sono state citate, il termale per esempio. Il tema della sicurezza è fondamentale. Quando si parla di sicurezza a 360 gradi, io dico sempre, nel senso che ci deve essere una sicurezza che è nei confronti della microcriminalità, perché il turista vuole anche questa attenzione, una sicurezza che può essere alimentare, non lo dico solo in qualità anche di neoassessore all'agricoltura, ma perché per esempio l'attenzione anche alle allergie può essere molto certo. importante per alcuni turisti, no? Una sicurezza anche nei confronti dei virus, dei batteri, quindi una sicurezza sanitaria. Perché appunto non c'è soltanto il Covid. Non c'è soltanto il Covid, una sicurezza anche sociale, ecco da lì il tema appunto dell'inclusività, no? I nostri operatori, a cominciare da Bertone, ma non solo, è riuscito a coinvolgere un po' tutta la costa, negli ultimi anni si sono attrezzati anche questo, no? Il tema dell'accessibilità, per esempio, delle nostre spiagge è fondamentale. Tra l'altro oggi il Corriere della Sera, l'inserto principale, titola certo. tutta pagina sull'inclusività di Bibione, spiaggia per tutti, modello d'Europa. Assolutamente. Anche qui, mi permetta di spendere una parola a riguardo, perché insomma Bibione è indubbiamente una località a cui va riconosciuto il merito, il plauso di essere riuscita per prima a fare squadra a 360 gradi, quindi nella progettualità di Bibione non parliamo solo di inclusività delle spiagge, ma di inclusività della località e quindi di una mappatura di un territorio secondo tutta una serie di canoni e di requisiti che sono proprio mirati a far sì che la certo. località sia inclusiva a 360 gradi. È un'iniziativa che appunto Bibione ha già, un percorso che ha già iniziato da qualche anno e va fatto un plauso ai colleghi di questa località. Mi auguro che altre località vogliano seguire questo esempio. C'è qualcuno che è già partito, Jesolo da qualche mese ha iniziato un percorso analogo. Insomma, quando le buone pratiche si distinguono e sono qualitativamente così importanti, è bene che vengano replicate certo. non solo all'interno della costa, ma come diceva l'assessore prima, anche che possano contaminare in maniera positiva gli altri tematismi della prima regione turistica d'Italia. Anche perché parliamo di una costa molto lunga, andiamo da Bibione sì. a Rosolina, Porto Viro, Porto Ma questo è un biglietto da visita importante in generale per il turismo, perché io dico sempre che il turista quando viene qua deve trovare dei servizi, uno deve avere una motivazione per cui venire in Veneto piuttosto che andare in Grecia o in Spagna, se parliamo di mare per esempio, no? Allora è ovvio, e insomma, possiamo dircelo anche tra di noi, voglio dire che il mare nostro, inteso come limpidezza, non può avere la qualità della Grecia o della Spagna, ma questo non significa che sia primo meno pulito, anzi è molto più pulito e lo testimonia il tema delle bandiere blu. Certo. Che noi abbiamo in questi anni sempre evidenziato e allargato in termini di spiagge, e oggi abbiamo fatto un passo in più proprio sul tema, no, dell'aspetto della sanificazione della spiaggia a 360 gradi. Quindi noi dobbiamo dare quei servizi in più per far sì che il turista scelga questa località, e il servizio va dalla spiaggia, va anche, se mi permettete, anche all'entroterra, perché poi dobbiamo collegare anche altri servizi, altre possibilità, altri prodotti turistici. È un sistema vero, cioè, vero Zaia, giustamente quel giorno che eravamo lì a presentare, il presidente Zaia ha detto una cosa molto importante relativa, ovviamente io parlo del Veneto, adesso qui c'è Berton che rappresenta la costa, ma se ragioniamo in termini di Veneto, giustamente diceva: ditemi una regione, un territorio, un'area che con questi pochi chilometri quadrati, perché non è così immenso il Veneto, ha tutte le bellezze tutti che noi abbiamo, tutti certo. i tematismi, tutte le destinazioni e tutti i prodotti turistici. Non esiste al mondo. Quindi questo è quel plus in più che il turista deve avere, e quindi noi sui servizi dobbiamo batterci, più che sul prezzo, attenzione, perché altrimenti rischiamo di fare una guerra tra poveri e soprattutto andare in concorrenza con altre sistemazioni che magari possono essere più vantaggiose di noi.
noi ma non hanno i nostri servizi. Evitare la corsa al ribasso. E parlavamo di sicurezza, continueremo a farlo dopo la pubblicità, perché in questi giorni si parla anche tanto di questa movida un po' selvaggia nelle principali località balneari, a cominciare da Jesolo, e poi c'è il sondaggio, l'esito del sondaggio a fra pochissimo. Di nuovo a Ring, stavamo parlando di sicurezza sulle spiagge, ma non c'è soltanto la normativa anti-Covid, la sicurezza è un bene, diciamo, molto complesso, che riguarda poi anche la gestione degli spazi, degli assembramenti, di quello che sta succedendo anche in questi giorni, che è stato denunciato più volte dallo stesso sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che poi ha emesso anche un'ordinanza che ha sancito lo stop alla vendita e al consumo di alcol su suolo pubblico, nelle spiagge. Ci sono state posizioni anche diversificate, critiche da parte dei chioschi, per esempio. Le chiedo, Berton, il problema della movida selvaggia in spiaggia c'è, e se c'è, il Comune lo sta affrontando nella maniera corretta? Ma allora, il tema della sicurezza è indubbiamente un tema centrale all'interno del fenomeno turistico, sempre di più. Insomma, lo abbiamo imparato proprio in questi mesi del Covid, ma anche i fatti di questi giorni dimostrano come le persone vogliono venire al mare, vogliono sentirsi tranquille di fare una vacanza all'insegna appunto della sicurezza. L'ordinanza di Jesolo è sicuramente un'ordinanza che ha fatto discutere, se ne sta parlando molto. Ovviamente è stata emessa, insomma, con i migliori auspici nel tentativo di risolvere un problema. Non sono così convinto che quello sia lo strumento migliore. Ciò non toglie che il tema del controllo e della sorveglianza del territorio è un tema centrale nell'agenda turistica di qualsiasi località, e quindi io penso che, insomma, su quella cosa bisognerebbe puntare molto di più. Lo abbiamo visto ad esempio anche l'anno scorso nella gestione degli spazi, delle aree libere. È evidente che è paradossale che all'interno di un campeggio, di uno stabilimento balneare, ci siano delle regole certe che vengono fatte rispettare da un concessionario, e talvolta invece quelle regole è più difficile farle rispettare all'interno delle aree libere, proprio perché c'è una carenza e c'è una difficoltà di produrre un controllo sistemico sul territorio. Quindi è un tema sicuramente dirimente, di non semplice attuazione. Credo che anche per il futuro bisognerà pensare di avere, di dedicare maggiori risorse a quello che è, insomma, è una richiesta che viene dai cittadini, che è appunto quella di sentirsi più sicuri anche e soprattutto quando si va in vacanza. Più agenti sostanzialmente, più controlli, che poi anche questa è una richiesta del sindaco a questura e prefettura, quindi forse più controlli servirebbero. Sì, ma il tema del controllo è sicuramente un tema centrale, perché poi si rischia magari che a rimetterci siano sempre gli stessi, e quindi le persone per bene, le persone coscienziose che hanno senso civico, oppure che vengano penalizzate delle attività che, come dicevamo prima, già in questo momento, insomma, producono grandi sforzi per rimanere aperti, per assumere e quindi per tenere in piedi una grande macchina come quella del turismo. Penso che il tema del controllo sia il vero elemento che meriterebbe una riflessione. È chiaro che poi è una questione di costi, insomma, sappiamo tutti che i budget dei comuni, insomma, non sono sicuramente semplici da gestire, ma credo che il focus sia proprio quello del controllo del territorio e dell'implementazione di questo a mezzo delle forze dell'ordine. Assessore Canera, la preoccupano questi assembramenti in spiaggia, e come si in spiaggia e nelle località balneari? È chiaro che adesso la movida si concentra qui per tutta una serie di ragioni. Come se ne esce? Beh, innanzitutto mi faccio fare una riflessione relativa, per esempio, all'idea di riaprire anche le discoteche e quei luoghi di aggregazione, perché questo dimostra ancora una volta che i giovani in qualche maniera il loro spazio, il loro tempo se lo prendono, e molto probabilmente oggi forse è il caso di pensare anche alla riapertura di questi spazi in maniera tale che i giovani siano anche maggiormente controllati rispetto appunto a quanto può
accadere, lo abbiamo visto. Poi c'è effettivamente un tema relativo ai controlli. È inutile che noi facciamo regole, norme, ordinanze se poi effettivamente le forze dell'ordine non ci sono. Ma attenzione, non per colpa delle forze dell'ordine, ma perché mancano dal punto di vista numerico. Quindi non è che ne sto facendo, no, certo. Anzi, io dico sempre che le forze dell'ordine sono, io li ringrazio sempre per il lavoro che fanno, è che dal punto di vista numerico purtroppo sono troppo pochi per le esigenze. A parte che le dirò che il fenomeno, insomma, dei giovani che fanno un po' di movimento c'è sempre stato, sì. Ora adesso francamente fa più clamore adesso perché veniamo da una situazione di Covid, quindi di ripartenza, e quindi c'è il tema anche della trasmissibilità della pandemia e quant'altro, quindi preoccupa un po' di più, però sono fenomeni che penso a Jesolo si siano visti. Poi forse ci stavamo abituando ad una calma, ecco, bravissimo, eccessiva, non lo so. Penso che nell'ultimo anno e mezzo ci siamo abituati a tanta calma in qualsiasi situazione, penso anche per le strade che ormai arriviamo in ritardo perché eravamo abituati a calcolare determinati tempi e nell'ultimo anno e mezzo con le strade libere abbiamo di fatto dimezzato i tempi di trasporto. Quindi voglio dire, ci sono tante situazioni, un po' alla volta io credo che si ritornerà, no, alla normalità, e quindi anche a gestire questi fenomeni forse anche con più diplomazia, con un po' più di centralità, ecco, diciamo così. Ecco, Emberton, Caner fa una considerazione interessante, dice ok, la movida, ma se aprissimo le discoteche o determinati luoghi, questi sarebbero anche più monitorabili da un certo punto di vista. Condivide questa impostazione? Sì, io condivido appieno questa impostazione, peraltro insomma solo qualche settimana fa, quando incontrai il ministro Garavaglia a Roma, eravamo assieme anche appunto ai colleghi del sindacato dei locali da ballo. Insomma, io penso che ormai si sia riusciti a dimostrare che è possibile il tema delle riaperture nel rispetto delle norme. È una questione di intelligenza, è una questione di senso civico. Come dicevo prima, dobbiamo mettere in condizione le persone per bene e che vogliono rispettare le regole di fare il proprio lavoro e di andare a divertirsi nel rispetto di se stessi e degli altri, e non è l'atteggiamento repressivo che dobbiamo far passare come qualcosa che debba sistemare tutto. Leggevo anche i commenti prima, insomma, che arrivano da casa. La movida a Jesolo e non solo c'è sempre stata anche negli anni scorsi, quindi francamente insomma anche questo atteggiamento di criminalizzare allarme, insomma, eccessivo, forse sì, forse sì, forse sì, forse sì. Io credo che la costa veneta, Jesolo e tutte le località della costa siano sicuramente delle spiagge sicure dove le persone possono venire e possono divertirsi in assoluta sicurezza. Poi ci può stare che ci possano essere degli episodi come quelli peraltro spiacevoli che sono successi nei giorni scorsi, ci sono stati anche dei danneggiamenti importanti a molti colleghi imprenditori della spiaggia e non solo, quindi sono sicuramente degli atti deplorevoli, ma da qui a criminalizzare una località o comunque spendere dei giudizi particolarmente negativi in questo senso, insomma, trovo che sia una critica eccessiva. Berton, le faccio una domanda di rito, che estate sarà a livello di prenotazione, a livello di movimento, come si sta profilando questa stagione? Ah, c'è indubbiamente molta voglia di mare e mi permetto di aggiungere molta voglia di Italia. Noi siamo pronti da tempo, le spiagge sono pronte, negli ultimi giorni, nelle ultime due settimane in particolare c'è stato anche un incremento di prenotazioni abbastanza importanti, quindi siamo fiduciosi, guardiamo il futuro veramente con occhi di speranza. Siamo convinti che alla fine questa sarà una buona stagione, confidiamo che anche il tempo ci dia una mano. Di sicuro noi abbiamo prodotto veramente un grande sforzo per mettere in campo tutte gli accorgimenti proprio per far sì che le spiagge del Veneto siano un luogo ancora più sicuro ed accogliente. Insomma, io penso che sarà una bella estate e quindi venite a trovarci. E come dice questo telespettatore, che ringrazio perché è in maiuscolo, le turiste più belle sempre nelle coste venete, anche questo è marketing, Caner? Beh, innanzitutto abbiamo le venete, che sono le donne più belle al mondo e sono qua e vengono alle nostre spiagge. Un adulatore. E poi abbiamo le turiste straniere, quindi ha ragione questo telespettatore che ci manda un messaggio carino, il bello del mare è anche questo. No, assessore, ma io condivido perché peraltro insomma anche se sono in giacca e cravatta è il bagnino che hai in me,
chi parla, insomma, 30 anni di Arenile, quindi confermo e condivido pieno. Qua Bertone faremo una puntata a parte con tutti questi, con i suoi racconti. Sui bagnini e i gondolieri assieme, ecco, una sfida sarà una puntata sicuramente imperdibile, ma proprio monografica. E allora, siamo alle battute conclusive, vi mostro l'esito del sondaggio di questa sera che ha acceso particolarmente il dibattito e devo dire che i numeri sono abbastanza eloquenti. AIFA ha detto sì al mix di vaccini, lo ha fatto oggi il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù a Palazzo Balbi. Vi abbiamo chiesto: vi fidate di questo mix di vaccini, di questa vaccinazione eterologa, così si chiama? Sì 13,5%, no 86,5%, quindi la stragrande maggioranza di chi ci sta seguendo, di chi ha partecipato al voto, non si fida. È un dato molto eloquente, Caner. Beh, conferma un po' quanto dicevamo in trasmissione, a inizio trasmissione, no? Sul tema della comunicazione, della diffidenza, purtroppo, che si manifesta e quindi poi le persone, la gente hanno degli atteggiamenti di questo tipo. Ovviamente ciò che sta accadendo e la comunicazione che negli ultimi periodi si è avuto da parte dei medici non ha seguito una linea comune, e questo ha creato un po' di allarmismo. Io ripeto, confido in Palù, che effettivamente è un virologo di fama internazionale, e quindi giustamente, come si diceva poc'anzi, dobbiamo fidarci di lui, però posso anche capire le perplessità che alcune persone possono avere in merito a quanto sta accadendo, e penso che il sondaggio di questa sera lo abbia chiarito ampiamente. Diciamo che di certo servirà fare chiarezza, è un'opera di informazione molto approfondita da questo punto di vista. Io penso che sia il caso, oggi come oggi, vista la situazione, fa bene anche il governo a prendere il toro per le corna da questo punto di vista, che si prenda una decisione unica e unitaria, che si metta attorno a un tavolo tutto il mondo scientifico, che se ne esca con una decisione e che si segua quella, e che la si comunichi con forza e anche con coerenza, perché altrimenti poi non possiamo lamentarci se i cittadini esprimono delle perplessità, o magari qualcuno addirittura arriva anche ad avere il dubbio su vaccinarsi. Cioè, dobbiamo sempre porci la domanda del perché ha determinate reazioni, capire le cause, perché altrimenti non facciamo un passo in avanti. È troppo facile venire qui e sentenziare. Io a volte mi metto nei panni anche delle persone. Lei prima mi ha fatto una domanda relativa ai giovani, ai dodicenni. Insomma, ragazzi, non sono cose che si possono. Io mi metto nei panni anche di quel genitore che deve fare una determinata scelta. E i dubbi, diciamo, in conclusione, non fanno benissimo nemmeno al turismo, fondamentalmente. Sì, indubbiamente il tema della comunicazione è centrale, su questa cosa si è parlato troppo e a troppe voci, e questo sicuramente ha alimentato un po' di confusione. Io continuo a credere, a pensare che della scienza ci si debba fidare, ma il tema della comunicazione è indubbiamente importantissimo, e poi questi dubbi, queste perplessità sicuramente non aiutano anche, ad esempio, il fenomeno turistico. Pensiamo al tema del Green Pass, per esempio. Pensiamo al tema del Green Pass, il tema della mobilità, insomma, un altro argomento centrale nell'agenda turistica, è un'altra cosa su cui si è parlato troppo e probabilmente con più voci, ma insomma, ormai l'estate è arrivata, adesso ormai siamo abituati a vivere un po' caldo, giorno per giorno, la carica, diciamo, batterica, insomma, anche naturalmente sta perdendo la propria efficacia, e quindi il sole sale. Confidiamo, ecco, nel meteo, non ci resta probabilmente che questo, da un certo punto di vista. Allora, io vi ringrazio, grazie davvero a Federico Canero, assessore regionale al turismo, grazie Alessandro Bertone, presidente di Union Mare, grazie a Simone Merlo e Tony Esposito in regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buona serata.